Oggi stavo smistando un po' di email, se neanche fossi Bill Gates, ad un certo punto, dal nulla, ne leggo una. L'interruzione del video, la prima interruzione è dovuta al fatto che mentre io facevo questo video intelligentissimo per tutti quanti voi, che sarà un qualcosa di straordinario, mi ha scritto mia moglie e mi accende il forno. Va bene. Vabbè, morale, tra le tante email che mi sono arrivate, molte delle quali peraltro di insulti, no? Perché poi tra radio, Lazio, cani, divento pazzo, libri, ogni tanto mi scrive qualcuno che dice una cosa, poi mi perdo, a uno rispondo una cosa, a uno un'altra, uno mi parla di un cane e gli rispondo di un libro, poi c'è quello che vuole darti dei consigli su come gestire il sito, o quell'altro che ti dà dei consigli su come fare i video, la luce, come metterti, come non metterti. Come devi fare, come non devi fare, segui questo, leggi questo, lo fai quest'altro. E invece mi arriva questa mail di un personaggio del mondo della comunicazione, dove mi dice: complimenti per come usi i mezzi digitali. Ma uno forte forte, cioè uno di quelli che sta sull'italiano, bravo, 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 almeno da quello che mi dicono, dalle ricerche che ho fatto, veramente bravo, al che mi chiede: ma come fa? Cioè, come fai? Non come hai fatto, mi chiede, nella mail mi dice: come fai? Allora, io non è che sono bravo, no? Non è che io sono bravo, mi prendo il suo di complimento perché lui è una persona competente. Non Non sono una persona competente su quell'argomento, ma ho imparato ad usare la pertinenza. Cioè, quando non conosco e non capisco qualcosa, la studio e cerco di diventare pertinente in quel settore. Una volta raggiunta la pertinenza, mi rivolgo a quella che è diventata la mia competenza. A quel punto parlo, quando ho studiato e sono preparato. C'è una bella differenza tra l'essere pertinente ed essere competente, sull'avere una pertinenza o avere una competenza. E qui chiudo la prima parte del video e ringrazio questo ragazzone di età, che mi ha mandato questa email molto incoraggiante, non me l'aspettavo, grazie, e prendo spunto per un altro ragazzo che mi chiede una cosa. Mi scrive, leggo testualmente: complimenti per il tuo nuovo blog, poi cose un po' che non mi va perché poi e per tutti, in buona sostanza, per tutti i messaggi, tutti i passaggi comunicativi che usi, come li usi, vorrei fare la stessa cosa, ma non ho il coraggio di farlo per motivi che non mi va di rivelare, perché poi insomma ognuno ha le sue problematiche, no? Tutti le abbiamo, ognuno di noi ha il suo limite, uno su tutti, è quello di essere poi giudicato, cioè il giudizio di chi ti guarda, nel senso che io in questo momento vengo giudicato come vengo giudicato la mattina in radio, perché sono esposto e questo ti mette in una condizione cazzo di giudizio, perché le persone dicono: ma questo perché parla? La vera domanda dovrebbe essere: ma tu perché mi ascolti? Ma questo è un altro E te discorso. lo spiego in poche parole: tu mi ascolti perché io sono pertinente e competente. Chiuso. Allora, a te, che vuoi fare un percorso che comunque, sì, pieno di libri, fanno i corsi, adesso vanno di moda i corsi quelli di coaching, i corsi quelli di se sei bravissimo, bravo, ti insegno a parlare, a discutere. No, bene tutto, perché poi anche tra loro ci sono coloro i quali proprio ti devastano e ti rubano i soldi. E poi immagino ci siano anche quelli bravi, immagino, non lo so perché non conosco, è un settore che non conosco. Prima regola: fregatene il cazzo di tutto quello che gli altri possono pensare, perché tanto coloro i quali hanno qualcosa da dire su di te hanno molto da rivedere su loro stessi. Allenati a prendere decisioni sbagliate. Tu direi come? Sì, allenati a prendere decisioni il cui risultato sarà comunque sbagliato, e questo sarà uno degli allenamenti migliori. E vale per tutto, vale per la vita, vale per i cani, vale per la comunicazione, vale per la radio, vale per
Facebook vale per i social, vale per Instagram, tu allenati a prendere la decisione sbagliata. Esercita la pertinenza, cioè sii pertinente in quel che tratti. Infine, fai quella cosa che la stragrande maggioranza delle persone non fa. Decidi. E decidi per te quello che devi fare. Per quanto riguarda quelli che ti giudicheranno, in genere chi giudica, se escludiamo le persone che lo fanno di lavoro, sono dei falliti. E quindi l'opinione che avranno di te dei falliti lascia il tempo che trovo. Ti diranno: ah, adesso hai visto? Adesso ha il profilo Facebook, poi hai visto? Ha la pagina Facebook, poi hai visto? Ha il blog, poi hai visto? È iscritto a YouTube. Chi si pensa di essere? Uno che decide per la sua vita. Ciao ciao! Dimenticavo una delle cose fondamentali. Fidati del tuo rancore.